Ciao a tutti, oggi facciamo una campanella semplice, spero che vi piaccia. Io ho attaccato un alberello, dopo ognuno può mettere quello che vuole, anche un fiocchetto, qualcosa. Allora, andiamo a iniziare. Occorrente, cotone rosso. Numero 5, uncinetto 1,25, forbici, una campanella, pistola colla a caldo e andiamo a iniziare. Facciamo 6 catenelle, 6. Chiudiamo il cerchietto con mezza maglia bassissima e facciamo 16 maglie alte nel cerchietto. La prima sempre sostituita da 3 catenelle e facciamo 1. 2, 5, 6, 7, 9 e l'ultimo 16. Ecco qua. Chiudiamo sulla terza catenella della prima maglia con una maglia bassissima. Ora facciamo praticamente due maglie altre sopra ogni maglia alta sottostante. Su ogni punto ne facciamo due. Abbiamo fatte 16, praticamente dobbiamo farne 32. 1, 2, 3, 4. Sullo stesso punto, 1 e 2, sullo stesso punto, 1 e 2. Tutto il giro ci troviamo qui. 1, 2 e ci fermiamo sulla terza catenella del giro sottostante con una maglia bassissima e abbiamo fatto i primi due giri. Ora facciamo su ogni punto sottostante una maglia alta senza fare aumenti o qualcos'altro. 1, perché praticamente andiamo a chiudere la nostra campanella. 2, 3. Vedrete che man mano che si va avanti il cerchio si stringe. Una maglia alta su ogni maglia alta sottostante e ci troviamo qua. Abbiamo finito anche questo giro e prendiamo, ok, con la mezza maglia bassa chiudiamo. Rifacciamo altro giro, sempre 3 catenelle e una maglia alta sopra
le maglie alte sottostanti come abbiamo fatto questo di adesso e continuiamo sempre maglie alte per tutto il giro. Ci ritroviamo qui. Eccoci arrivati alla fine, anche uno, due, tre, del quarto giro. Chiudiamo sempre con una maglia bassissima. Ora facciamo 1, 2, 3, 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 2 maglie alte sullo stesso punto, 1 e 2, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 maglie alte sullo stesso punto. Due maglie alte sullo stesso punto. Per tutto il giro e ci troviamo qui. A posto. Arriviamo all'ultima. 1, 2, 3. Un'altra maglia alta sulla le 3 catenelle iniziali e chiudiamo sulla terza catenella del giro precedente. Ora facciamo una maglia alta, 3 catenelle solite, una maglia alta sulle maglie alte sottostanti senza aumenti, niente, una maglia alta per tutto il giro sulle maglie alte sottostanti. Continuiamo per tutto il giro e ci ritroviamo qui. Questo giro maglia bassissima sulla terza catenella e chiudiamo altre 3 catenelle e rifacciamo un altro giro praticamente uguale a questo che abbiamo fatto adesso, una maglia alta sopra la maglia alta sottostante. Praticamente sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, il settimo giro uguale al sesto. Una maglia alta sopra la maglia alta sottostante per tutto il giro. E ci ritroviamo qua. Finito anche questo giro.
maglia bassissima sulla terza catenella. Adesso facciamo un giro a filet. Praticamente facciamo le prime 3 catenelle che sarebbero la maglia alta, 2 catenelle per lo spazio, lasciamo 2 punti sottostanti e prendiamo il terzo punto facendo la maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, sul terzo punto una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, sul terzo punto una maglia alta, 1, 2, 1, 2 e una maglia alta, 2 catenelle, 2 e una maglia alta. Per tutto il giro ci ritroviamo qui. Allora, prendiamo praticamente la terza catenella delle 5 fatte all'inizio e facciamo, chiudiamo con una maglia bassissima e abbiamo fatto il giro a filet. Ora facciamo sempre 3 catenelle, 2 maglie alte nell'archetto 1 e 2. Una maglia alta sopra la maglia alta sottostante. Due maglie alte nell'archetto, 1, 2, una maglia alta sulla maglia alta sottostante, 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sulla maglia alta sottostante, altre 2 maglie alte. 1, 2, per tutto il giro e ci ritroviamo qui. Alla fine, su 2 maglie alte sempre e chiudiamo la terza catenella con una maglia bassissima. Ora rifacciamo un altro giro di filet. Allora, rifacciamo 1, 2, 3, 4, 5, lasciamo 2 punti di base, sul terzo facciamo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, sulla terza rifacciamo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2 e facciamo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2 e una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2 e una maglia alta. Per tutto il giro e ci ritroviamo qui. Arrivati 1, 2 catenelle, saltiamo i due punti, allora 1, 2, 3 sulla terza catenella, maglia bassissima e chiudiamo. E abbiamo finito il secondo giro di filet. Ora rifacciamo tutte maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle che sostituisce la maglia alta, 2 maglie basse nel primo archetto, una maglia alta sopra la maglia alta sottostante, 2 maglie alte nell'archetto 1 e 2, una maglia alta sopra la maglia alta sottostante, 2 maglie alte sempre dentro l'archetto e una maglia alta sulla maglia alta sottostante.
2 e una maglia alta sotto per tutto il giro. Eccoci, siamo arrivate anche a finire questo giro. E prendiamo la terza, sulla terza catenella facciamo una maglia bassissima. Ora 3 catenelle e una maglia alta sulle maglie alte sottostanti per tutto il giro normalissimo. Praticamente una maglia alta sulla maglia alta sottostante. E ci ritroviamo qui. Eccoci arrivate anche alla fine di questo giro. Prendiamo sempre sulla terza catenella una maglia bassissima e facciamo 1, 2, 3. Sulla maglia sottostante, fatte le 3 catenelle, facciamo 2 maglie alte sullo stesso punto. Una maglia alta e 2 maglie alte sullo stesso punto. 1 e 2, una maglia alta e 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Una maglia alta e 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Una maglia alta e 2 maglie alte nello stesso punto. Una maglia alta e 2 maglie alte nello stesso punto. Per tutto il giro e ci ritroviamo qui. Una e due. Praticamente in questo giro abbiamo fatto un aumento ogni maglia alta. Abbiamo fatto una maglia alta e 2 maglie alte nello stesso punto per tutto il giro e come vedete comincia a prendere forma la nostra campanina. Una maglia alta e 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2, e chiudiamo con la mezza maglia bassissima sulla terza catenella. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle, lasciamo 1, 2, 3 punti, sulla quarta facciamo una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3, sulla quarta, sul quarto punto una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sul quarto punto una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, lasciamo 1, 2, 3, sul quarto punto una maglia bassa, per tutto il giro. 2, 3, 4 sulla prima maglia, una maglia bassissima. Adesso iniziamo con
5 maglie basse su ogni archetto. Facciamo 1, 2, 3, sulla terza facciamo 2 catenelle e facciamo il pippiolino e 2 maglie basse, 1 e 2. Passiamo direttamente sull'archetto, facciamo 1, 2, 3, sulla terza maglia bassa facciamo 1, 2 catenelle e fermiamo un pippiolino e 2 maglie basse, 1 e 2, 2 maglie basse, 1, 2, sulla terza maglia bassa facciamo ancora un pippiolino, 1, 2 e 2 maglie basse, 1 e 2, 2 maglie basse, 1, 2 e 3, 2 catenelle, un pippiolino e 2 maglie basse. Allora, ogni archetto sarebbero 5 maglie basse. Sulla terza maglia bassa facciamo un pippiolino di 2 catenelle e passiamo direttamente sull'altro lato e facciamo per tutto il giro in questa maniera. Vi ripeto ancora una volta, 2 maglie basse, 1, 2, scusate, 2 maglie basse, 3 maglie basse, sulla terza maglia bassa 2 catenelle, un pippiolino e 2 maglie basse per tutto il giro. Ci ritroviamo qui. Siamo arrivati quasi alla fine. Per chiudere la campanella e abbiamo finito la campanella. Allora fermiamo il filo dentro. Ecco qua. Allora, a questo punto credo che sarebbe meglio inamidarla con colla vinilica e acqua. Praticamente se la fate col cotone grosso, praticamente il numero 5, io penso che non sia nemmeno bisogno di inamidarla, però per chi piace. Per fare la campana perfetta, perché vedete che su per giù viene un po' non tanto dritta, io ho preso un bicchierino da caffè, guardate, a questo punto inamidata, la fate asciugare in questa maniera e viene perfetta, vedete? Allora, una volta inamidata, si sarà asciugata, mettiamo la campanellina. Allora, facciamo 15 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
un segnapunti, dopo vi spiego perché. Fatto 15 catenelle, ne facciamo un'altra 20. Pieghiamo le catenelle, togliamo il segnapunti e prendiamo nella catenella dove stava il segnapunti e chiudiamo con una maglia bassissima. Rifacciamo un'altra maglia bassissima e chiudiamo. Togliamo il filo. Questo qui è il gancetto della campanella e la catenella che abbiamo da parte di sotto serve praticamente per attaccare la campanellina dentro. Io mi sono avviata, praticamente ho fatto già tutto. Ho messo dentro la campanellina. Mettete un po' di colla a caldo che fermate praticamente il pippiolino. Mettete la campanella da piedi e rifermate sempre con la colla a caldo. Poi ho attaccato il mio angioletto al solito. Campanella praticamente è finita. Spero che vi sia piaciuta. Lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!